io facevo un lavoro dove ero a contatto con la gente tutto il giorno, con ragazzi e dipendenti tutto il giorno, quindi metto anche un po' a disposizione quello che ho imparato in 30 anni di lavoro, insomma. E vivere in una casa con altre 13, 14, 15 persone è un banco di prova veramente tosto, cioè veramente duro. Però bello. Abbiamo costruito, messo in ordine la casa della comunità, abbiamo costruito il maneggio e poi l'avventura della casa qua, la casa della comunità. Sono stato per oltre 20 anni commerciante, imprenditore. E gli ultimi anni, a parte la crisi che un po' ha risentito un po' tutto il territorio nazionale, anche quando non c'era la crisi, cominciavo a sentirmi a disagio in quel lavoro. E poi in carcere ho scritto questa comunità e poi mi hanno accolto. Conoscevo amici che conoscevano la comunità, ho chiesto se potevo venire e mi hanno detto di sì, nonostante il mio abbigliamento dell'epoca vasta mezzo metro, mi hanno accolto volentieri a braccia aperte e l'ho sentita subito casa mia e sapevo che prima o poi sarei arrivato qua.